Amici sportivi di TEF Channel, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Gala Sport, il nostro approfondimento sportivo settimanale che torna dopo la pausa di Ferragosto, ancora nella versione estiva e nell'attesa che inizi il campionato di Serie B del Perugia Calcio, squadra che ormai da diversi anni seguiamo con grande attenzione. Siamo chiaramente negli studi di Avi News in Piazza Morlacchi a Perugia. Ringrazio la regia di Marcello Corona per aver messo in onda questa trasmissione che si appoggerà molto sui filmati. Avremo anche il riferimento all'amichevole del Perugia con il Teramo e per questo ringrazio il direttore di TEF Giulio Nardi. Ascolteremo anche l'intervista di Cristian Bucchi, ma parleremo un po' anche del mercato del Perugia, perché in queste ore si stanno definendo alcune trattative, su tutte quella di Da Silva dal Chievo Verona. Noi stiamo registrando intorno all'ora di pranzo di martedì 23 agosto, insomma, rispetto alle notizie dell'ultimo ora sembrerebbe fatto l'approdo del trequartista brasiliano in bianco-rosso. Bisognerebbe solo definire la formula della trattativa, probabilmente si potrebbe trattare di un prestito, ma quindi vedremo poi nel corso della nostra trasmissione. Noi adesso diamo la linea a qualche consiglio pubblicitario, a chi ci sostiene, per ringraziarlo nuovamente, la nostra sigla, poi partiamo subito con Gala Sport. Solidarietà, sport e tanto divertimento. L'associazione Giacomo Sintini, in collaborazione con il CONI e il centro commerciale Gerlinda, presenta Sport Village Forza e Coraggio. Sabato 17 e domenica 18 settembre, il centro commerciale Gerlinda diventerà un grande villaggio sportivo con campi da gioco e stand di associazioni sportive e di volontariato per celebrare il valore della vita e della salute. E allora, forza e coraggio, unisciti a noi! Da 36 anni è per i Buon Gustai l'appuntamento gastronomico più atteso dell'estate umbra. La festa della cipolla di Cannara torna dal 31 agosto al 4 settembre e dal 6 all'11 settembre. Rossa dorata borettana, cucinata in un'infinita varietà di piatti di alto livello, la cipolla di Cannara vi aspetta nei 6 stand cittadini e nella mostra mercato dedicata alle produzioni agricole tradizionali. Festa della cipolla di Cannara, l'eccellenza in tavola dal 31 agosto al 4 settembre e dal 6 all'11 settembre. Domenica 11 settembre il Movimento Turismo del Vino dell'Umbria presenta Cantine Aperte in Vendemmia. 11 cantine della regione apriranno le loro porte al pubblico per una giornata dedicata alla raccolta dell'uva. Il tutto accompagnato da degustazioni di piatti tipici, musica e animazioni. I dettagli su mtvumbria.it. Da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre a Villa Pitignano torna la sagra del baccalà e dei prodotti tipici umbri. Gastronomia, mostra mercato, spazio bimbi, teatro, musica e serate danzanti. Vieni alla terza sagra del baccalà. Il divertimento lo trovi qua. Mantignana in settembre. La sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri vi aspetta dal 26 agosto al 4 settembre. Nella 45esima edizione, ancora una volta gastronomia, giochi popolari, attività sportive, musica e serate danzanti. Mantignana in settembre e l'estate continua. Citroën, Jeep e Kia, i grandi marchi rappresentati da Central Car. Affidati anche tu al distributore ufficiale e vieni a provare le nostre auto e a scoprire le nostre offerte a Terni. Ti aspettiamo. Thank you.
Tocini, dove c'è amore. È arrivato l'appuntamento vintage più atteso dell'estate. Sabato 27 e domenica 28 agosto, il Lungolago di Passignano sul Trasimeno ospita Trasimeno Vintage, il mercato vintage per collezionisti appassionati dove puoi trovare curiosità, oggetti di design, moda e accessori. Fai un salto nel tempo, fai un salto al Trasimeno Vintage. Eccoci bentornati qui negli studi centrali di AV News per parlare di Perugia, Perugia che si appresta a vivere la settimana che lo porterà all'esordio nel campionato di Serie B 2016-2017 che avverrà nel posticipo, nel Monday Night di lunedì appunto 29 di agosto in casa del Cesena, la Dino Manuzzi, squadra da prendere chiaramente con le molle perché l'anno scorso insomma il Cesena ha dato dimostrazione di essere una squadra importante che ha buona parte confermato una rosa importante e il tecnico Drago che si è sempre ben distinto nel campionato cadetto. Come ci arriva il Perugia a questa partita? Tutto sommato bene perché sin qui i risultati hanno dato ragione agli uomini di Bucchi che hanno ottenuto anche la qualificazione alla Coppa Italia, al quarto turno che si terrà a novembre contro il Genoa a Marassi, battendo il Carpi al Curi con una doppietta di Rolando Bianchi, di cui abbiamo anche l'immagine grazie sempre al contributo di Marcello Corona in regia per la V News, e poi anche affrontando delle amichevoli positive, l'ultima in ordine di tempo, quella di Teramo, dove un grifo sperimentale, lo potremmo definire così sotto l'aspetto della formazione, è comunque riuscito a ribaltare un iniziale svantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Zebli, del centrocampista, del giovane centrocampista biancorosso, e nel finale di Di Carmine che si è tornato a far vedere dopo la doppietta di Rolando Bianchi in questa sorta di ballottaggio che esiste fra due attaccanti nel 4-3-3 sin qui disegnato da Christian Bucchi da un punto di vista tattico. Un Perugia che, come dicevamo in apertura, sta definendo alcune trattative in entrata, perché il direttore sportivo Marcello Pizzimenti con il responsabile della tecnica Roberto Goretti, chiaramente supportati dal presidente Massimiliano Santopadre, stanno guardando con interesse, molto interesse, al trequartista, attaccante esterno del Chievo da Silva, giocatore che ha già maturato esperienze in Italia nella caretteria con Pescara e Brescia, nell'ultima stagione era stato anche in prestito al Teramo, giocatore in grado comunque di spostare un po' gli equilibri diciamo sulla trequarti, dotato di grande fantasia, che potrebbe essere un giocatore molto utile appunto per la manovra offensiva del Perugia, che si presenta come trequartista ma che potrebbe appunto giocare anche come esterno del famoso 4-3-3 che Bucchi sta mettendo in pratica. Per il resto ci sono diverse voci che riguardano i giocatori del Perugia, c'è stata quella che ha riguardato Nicola Belmonte, seguito con grandissimo interesse dal Benevento, sembrava che sul tavolo della trattativa si erano anche stati inseriti diversi soldi, circa 700-800 mila euro, poi da parte del Perugia, dell'entourage del giocatore, è stata smentita questa trattativa. Comunque Belmonte resta l'interesse per Belmonte da parte del Benevento, come resta l'interesse del Crotone per Lorenzo Del Prete, il terzino destro del Perugia, che piace molto alla squadra calabrese neopromossa in Serie A. Vedremo se negli ultimi giorni di mercato il Perugia riuscirà a definire queste trattative sia in entrata che in uscita, fermo restando che bisognerà appunto capire come il presidente Santopadre e i suoi direttori vorranno gestire la questione attacco, perché è ormai chiaro diciamo la diversità di vedute rispetto a Rolando Bianchi.
Marchi, giocatore che non rientrava più nei piani ma che chiaramente si è rimesso in gioco con la splendida doppietta casalinga contro il Carpi. Rolando Bianchi, che è un giocatore di grande esperienza, in questo momento il mercato non sembra presentare delle alternative importanti appunto per sostituire lo stesso giocatore. Il mercato è importante anche per quanto riguarda il centrocampo, dove il Perugia ha acquisito Dezzi, ottima mezzala nell'ultima stagione a Bari di proprietà del Napoli, dove Brighi sta dimostrando di avere delle grandi qualità, non solo dal punto di vista tecnico, quelle ormai erano note, ma anche dal punto di vista della tenuta atletica. Resta un po' da stabilire chi potrà essere il perno di centrocampo, il cosiddetto metodista, che potrà appunto organizzare il gioco del Perugia. Il giovane Ricci, proveniente da Roma, ha dato dei segnali molto importanti anche nelle partite ufficiali. Zebli può essere sempre una buonissima alternativa. Il Perugia però lì cerca qualcosa di importante per fare il salto di qualità. Si è spesso parlato di Persic, giocatore già passato per Perugia ma che il Rennes vuole trattenere assolutamente nella Ligue 1 francese, e quindi probabilmente si dovrà virare su altri giocatori. Interessa sempre molto Maiello dell'Empoli. Vedremo appunto se nelle ultime ore di mercato il Perugia riuscirà a chiudere le trattative. È chiaro che molto probabilmente, salvo clamorose sviluppi di trattative, il Perugia che abbiamo sin qui visto sarà quello che si presenterà al Dino Manuzzi lunedì prossimo per la prima giornata di campionato, e poi chiaramente sarà un mercato last minute con tutti i vantaggi del caso, quindi la possibilità anche di prendere giocatori importanti che vengono magari esclusi da liste sia di Serie B che di Serie A, ma anche con i rischi del caso, perché si sa bene che quando si va a affrontare le trattative negli ultimi giorni possono esserci sempre degli intoppi. Per questo chiaramente auguriamo un in bocca al lupo agli operatori di mercato del Perugia. Noi adesso, ho fatto questo primo bilancio rispetto a quello che è il mercato biancorosso, anche se nelle ultime ore, proprio in questi momenti, rimbalzano alcuni nomi, il ritorno addirittura di Roberto Insigne, che era stato a Perugia nell'anno della promozione in Serie B, ma si parla anche del brasiliano Gilberto della Fiorentina come terzino in sostituzione di Del Prete. Detto questo, che ormai è quello che un po' meno sappiamo, che leggiamo attraverso anche i quotidiani, le testate giornalistiche online, noi ci prendiamo una pausa e diamo la linea appunto alla redazione di Avinews con due interessanti servizi che riguardano gli altri sport, non quelli minori come noi spesso tendiamo a sottolineare, che riguarda il tiro a volo con il campionato mondiale che si è tenuto a Piancardato nelle zone di Collazione, e poi chiaramente parleremo anche di Francesco nei Sentieri, una cicloturistica davvero interessante che ha visto protagonista un ex grifone come Fabrizio Ravanelli. Quindi la linea chiaramente va alla redazione di Avinews con due servizi interessanti, poi noi torneremo ancora per parlare di Perugia. È statunitense Derrick Mayne il vincitore assoluto del 38esimo campionato del mondo di tiro al piattello specialità Sporting, che si è disputato allo Sporting Club Tiro a Volo Piancardato di Collazzone. Così come statunitense è anche il team senior, classificatosi primo subito davanti alla squadra italiana composta da Enrico De Tomasi, Marco Battisti e dagli umbri Samuele Sacripanti e Michael Spada, quest'ultimo figlio del commissario tecnico della nazionale Veniero Spada, anche egli in gara e posizionatosi quinto nella categoria senior. Sono soddisfattissimo perché dopo tanto lavoro e tanti mesi che lavoriamo per questo evento, e credo che sia riuscito alla grande, e un mio pensiero è che sia stato uno, se non il migliore campionato del mondo da tanti anni a questa parte. Siamo arrivati secondi a squadre dopo l'America, e peccato, poi ci abbiamo tanto da recriminare perché venerdì è stata una giornata di pioggia e questo ci ha compromesso veramente tanto per i risultati. È stato un evento bellissimo, stiamo ricevendo i complimenti dal mondo, veramente dal mondo. La pioggia che c'è stata venerdì ci ha messo veramente in ginocchio, ma siamo riusciti a superare egregiamente questa emergenza. In quella fanghiglia tutti cadevano, si pulivano gli occhiali, aprivano le canne dei fucili, sorridevano e go, e andavano avanti. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. L'Italia ha un talento, quello di riuscire magnificamente in tutto ciò che fa. Parliamo di eventi sportivi organizzati a grandissimo livello. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Il y a ici les tireurs sportifs. In questa occasione in particolare la cosa più straordinaria è stata l'abilità e la partecipazione di 41 paesi che contribuiscono a rendere il fucile
a trasformarlo in quello che è, cioè un equipaggiamento sportivo. E questa è la filosofia che va cambiando. E senza alcuna aggressività avec cet outil sportif. Nell'edizione dei record, che ha visto protagonisti 1077 atleti in rappresentanza di tutti e cinque i continenti, a portare più in alto i colori nazionali è stato il team femminile, primo assoluto nella categoria Lady, formato da Carla Flammini, Katia Vaghi e Martina Maruzzo, che nel singolo ha conquistato anche la medaglia di bronzo. Argento invece per la squadra super veterani, di cui hanno fatto parte il perugino Giancarlo Ciofini, Enzo Gibellini e Giovanni Zamboni. Questa è una regione che sportivamente parlando non ha da invidiare niente a nessuno. Siamo sicuramente, per quanto riguarda dirigenti e tecnici e organizzatori, sicuramente a livello mondiale. Credo che in tante discipline lo stiamo dimostrando. Un evento che mette in vetrina, diciamo, quell'Umbria naturalmente sportiva che credo possa essere da protagonista per il contesto splendido che sa offrire a sport all'aria aperta come lo Sporting, il tiro al piattello, specialità Sporting cui abbiamo assistito questi giorni. Francesco Nei Sentieri si ripresenta. Dopo essersi svelato al pubblico di Assisi, l'evento cicloturistico organizzato dall'omonima associazione fa il bis per quello di Bevagna, cittadina che sarà tappa di partenza e di arrivo della carovana di bici d'epoca, che il 25 settembre attraverserà anche le vie di Spello, Assisi, Perugia, Torgiano, Bettona, Cannara, Montefalco, Campello sul Clitunno e Trevi. 4. I percorsi a disposizione dei ciclisti impegnati nella prima edizione della manifestazione non competitiva, che potranno scegliere tra le distanze di 48, 70, 120 e 145 km. Tra loro anche un ciclista d'eccezione. È un qualcosa che mi appassiona, la bicicletta, soprattutto ripercorrere queste strade fantastiche dell'Umbria, e quindi sarà qualcosa di veramente straordinario. L'evento ha lo scopo di valorizzare i territori e l'ambiente in cui è operato il Santo Patrono d'Italia. Alcuni già noti, altri da scoprire in sella alle proprie biciclette, dalle più antiche, risalenti al primo ventennio del 1900, fino a quelle più moderne degli anni 80. San Francesco è la nostra storia, è la nostra immagine. E i luoghi dove San Francesco è vissuto sono splendidi e possiamo sfruttare le nostre caratteristiche ambientali del territorio, eccetera. E noi abbiamo pensato a questo evento anche per una promozione culturale, turistica e quindi anche una promozione economica, se vogliamo, non è illegittimo. È un modo proprio per passare nel nostro paese e fra l'altro appunto Pian d'Arca, che sta proprio a confine con Cannara, ci permette di valorizzare i territori che abbiamo anche in comune e allo stesso tempo però anche di poter visitare quello che è il nostro centro storico, che è ricco proprio di monumenti e di bellezze architettoniche. Pian d'Arca di Cannara è un luogo importantissimo, un luogo della pratica degli uccelli e che è un punto di congiunzione anche tra due comuni, tra Bevagna e Cannara. Ma tutta la manifestazione, tutto l'evento è una bellissima iniziativa perché collega tutto il nostro territorio e dà la possibilità non soltanto di vedere la natura, ma di vedere anche tutte le nostre bellezze architettoniche, storiche, le nostre tradizioni. A sostenere la pedalata anche l'associazione Giacomo Sintini, sponsor etico dell'evento, che ha inviato un videomessaggio ai presenti, e l'Università degli Studi di Perugia. Ci siamo legati a Francesco Nei Sentieri perché non c'è solamente l'aspetto ludico dell'evento cicloturistico, ma questo qui si lega con degli aspetti culturali molto forti che fanno sì che ci sia uno stretto legame con il territorio e con l'arte e la cultura del territorio. Arte e follia, genio e bellezza, natura e umanità. L'arte del Novecento medio padano fluisce dal Po e approda a Gualdo Tadino nella mostra Arte e Follia, Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi, a cura di Vittorio Sgarbi.
fino al 30 ottobre nella Chiesa Monumentale di San Francesco, in esposizione 80 opere di due geniali artisti del XX secolo. Abbandona gli schemi, visita Arte e Follia. I'm gonna break into your heart. Natura, cuccioli e tanto divertimento. Lasciati stupire dai personaggi delle fiabe, dagli spettacoli a tema e da uno dei rettilari più importanti d'Europa. Vieni a scoprire tutte le sorprese al Parco Città della Domenica a Perugia. Per calendario eventi e prezzi visitate il sito www.cittadelladomenica.it. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Concessionaria, carrozzeria e officina per i marchi Fiat, Fiat Professional e Abarth, Satiri Auto è a Perugia, Ponte Felcino, Gualdo Tadino, Gubbio e Torre Matice di Trevi. Vendita di auto nuove, veicoli commerciali, auto a chilometri zero ed aziendali e usato garantito. Satiri Auto, passione italiana per le quattro ruote. Maglierie Luis, maglieria uomo-donna in cashmere di alta qualità. Vasta scelta di articoli e colori con possibilità di acquistare su ordinazione in tempi rapidi. Vieni a trovarci a Rivotorto di Assisi in via Santa Maria della Spina 25. Telefono 075 80 65 498. Nel centro storico di Assisi, tra cultura ed archeologia, sospesi sopra una domus di epoca romana. La nostra cucina per il vostro gusto. La locanda del cardinale, ristorante e banchetti. Dal 1833 la farmacia Bolli è al servizio del cliente con professionalità e competenza. Aperta tutti i giorni dell'anno dalle 8.30 alle 24, possiede oltre 20.000 referenze e reparti specializzati nella dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, integratori alimentari, prodotti per il bambino, intolleranti al glutine e celiaci. Novità 2015, servizio infermieristico e cabina estetica che fanno della farmacia Bolli un vero e proprio centro salute. Farmacia Bolli 1833. Tradizione e innovazione per la tua salute. Cancelloni Food Service. Prodotti e servizi per la ristorazione. Freschissimi. Salumi e formaggi. Alimentari. Surgelati. No food attrezzature. Cancelloni Food Service. Da oltre 40 anni al servizio della ristorazione. Imperial Fashion. Veste i tuoi giorni. La stagione del Perugia sta per iniziare. Come dicevamo, lunedì a Cesena ci sarà la possibilità per il Grifo di togliersi la prima vera soddisfazione di questa stagione, al di là della Coppa Italia dove la squadra di Buchi si è ben comportata, ma vincere la prima giornata di campionato è sempre importante per trovare gli stimoli per lavorare meglio. I Grifoni dopo due giorni di riposo hanno ripreso a lavorare. Quest'anno il programma delle sedute di allenamento sarà un po' particolare, saranno delle sedute mattutine, così come accordato dalla dirigenza insieme al tecnico Christian Buchi. Buchi
che questa settimana immaginiamo lavorerà molto, soprattutto su quella che potremmo definire la squadra base, ovvero 4-3-3. La difesa ormai è più o meno quella assodata, c'è solo da stabilire il terzino sinistro, bisognerà vedere se Alassan riuscirà a trovare una collocazione questa settimana, perché sappiamo essere sul mercato anche lui, oppure magari sarà disponibile per Cesena e quindi giocherà lui in una quartetto difensivo che da destra a sinistra prevederà probabilmente Del Prete, Volta, Belmonte e lo stesso Alassan, chiaramente davanti a Rosati. In mediana è difficile in questo momento pensare qualcosa di diverso da Zebli, Brighi ed Ezzi, con Ricci che chiaramente si candida per una eventuale alternativa, a meno che alcuni di questi non possano essere della contesa, ci auguriamo di no per alcuni problemi o per scelte dello stesso Bucchi. Davanti bisognerà capire il ballottaggio, se di ballottaggio si tratterà, tra Rolando Bianchi e Samuel Di Carmine. Sappiamo che Bucchi predilige un attaccante che faccia movimento, si è parlato molto in questi giorni del cosiddetto falso 9, cioè del giocatore che gioca come centravanti ma che non incarna le caratteristiche del centravanti fisico. Questo Di Carmine ha dalla parte sua anche un buon fisico, ma è anche più portato forse rispetto a Bianchi ad un gioco di manovra. Bianchi che invece è un attaccante più finalizzatore, che può sfruttare al meglio le sortite degli esterni, che probabilmente saranno buon aiuto ai Guberti, ma anche gli inserimenti dei centrocampisti. Su questo Brighi e Desi sono davvero molto bravi. C'è grande attesa per questa trasferta, circa 6.000 biglietti sono stati riservati ai tifosi del Perugia, tifosi che probabilmente andranno in un ottimo numero a Cesena, visto anche la distanza non molto importante rispetto alla cittadina romagnola. Cesena è sempre stata una trasferta abbordabile, ma i tifosi del Perugia hanno dimostrato di essere vicini alla squadra anche nelle trasferte più importanti. Tifosi che in questi giorni stanno continuando a dare il loro assenso rispetto alla politica societaria, alla squadra che sta nascendo con la campagna abbonamenti che rispetto a quella dell'anno scorso comunque registra una sensibile perdita, circa il 14%, come sottolineato dal collega Danilo Tedeschini sulle colonne di sportperugia.it. niente di drammatico, ma evidentemente si attendono forse qualche colpo di mercato e magari le prime giornate per svegliare o risvegliare anche quella passione magari di alcuni tifosi che sin qui, vuoi per le ferie oppure nell'attesa appunto di vedere qualche colpo, stanno aspettando per dare fiducia al Perugia. Ricordiamo che la campagna abbonamenti proseguirà anche per l'inizio del campionato, anche perché la prima giornata in casa il Perugia la disputerà di sabato, il sabato 3 di settembre in casa contro il Bari alle 20:45, un altro posticipo, e quindi lì ci sarà ancora occasione, ma crediamo che la società e il presidente Santo Padre lasceranno aperte le porte della campagna abbonamenti fino alla quarta giornata, ovvero la seconda partita casalinga, il derby interno contro la Ternana. Un Perugia davvero interessante anche sotto certi aspetti tattici, perché è una squadra che sin qui è riuscita più o meno a trovare delle soddisfazioni e risultati, perché a memoria non ricordiamo una sconfitta del Perugia nelle amichevoli, nelle partite ufficiali non ci sono state, ma soprattutto è una squadra che ha dimostrato di essere solida da un punto di vista difensivo, e laddove ha subito ha sempre avuto la capacità di reazione. Successo in Coppa Italia con il Carpi, dove poi c'è stata la splendida doppietta di Rolando Bianchi, e poi è successo anche nell'amichevole di Teramo, dove la squadra, seppur in formazione rimaneggiata, è riuscita a rimediare all'iniziale svantaggio. Quindi segno evidente che c'è del buon materiale a livello tecnico, ma c'è anche carattere. È chiaro, probabilmente stando un po' le valutazioni che si possono fare in queste fasi di mercato, il Perugia, se vuole effettivamente puntare ad un posto importante nel prossimo campionato cadetto, la palla adesso passa veramente alla dirigenza e al presidente Santo Padre, che dovranno per forza di cose rafforzare questa squadra in dei reparti chiave. Pensiamo soprattutto al metodista, quindi al centrocampista centrale, soprattutto chiarire la questione attacco, dove sarà difficile riuscire a gestire Bianchi e Di Carmine, soprattutto se non si farà chiarezza rispetto ai ruoli di entrambi. Detto questo, ci prendiamo un'altra pausa, adesso ci rivediamo con grande interesse un servizio che abbiamo realizzato all'inizio estate in quel di Fraticciola, perché a Fratticciola è rinato il calcio dilettantistico, seconda categoria,
Lombardia, quindi ci andiamo a rivedere questo interessante servizio che fa un po' il focus su un paese sempre molto attivo grazie appunto allo sport ma anche all'attività della Proloco, e poi ci guardiamo i consueti consigli relativi agli integratori della farmacia Bolli, poi torniamo per ulteriori approfondimenti legati al Perugia e poi per gli ultimi servizi della redazione di Avinews. Un'attesa durata 6 anni, ma finalmente anche Fraticciola Selvatica ha la sua squadra di calcio. Soppresso il campionato di terza categoria, si riparte da quello di seconda categoria per i ragazzi del mister Spartaco Bistoni, che disputeranno le gare casalinghe sul campo sportivo parrocchiale, appena rinnovato grazie al contributo della Proloco, che ha provveduto con una serie di opere alla riqualificazione e messa a norma dell'impianto. Proloco e Associazione Sportiva Dilettantistica Fraticciola, ci tengo a sottolinearlo, è un unico gruppo. È vero che sono due associazioni diverse, però è un unico gruppo che fanno solo per bene di Fraticciola, quindi questa è la cosa più importante. Un gruppo organizzato nei minimi dettagli, dallo staff tecnico ai collaboratori e naturalmente alla composizione della rosa. Una rosa di 27 giocatori, di cui 21 giocatori sono del luogo. Abbiamo fatto 6 acquisti mirati nei 3 reparti, più il portiere, e pensiamo sulla carta di aver fatto un'ottima squadra. Sicuramente siamo un pochino ambiziosi, non ti dico di vogliamo vincere il campionato, ma di sicuro non vogliamo perdere. Da troppi anni non c'era più una squadra Fraticciola. Fraticciola era una squadra storica del panorama umbro, parere mio. E quindi quando venni su, parlai con il padre e la mia compagna e domandai: ma che categoria fa? Dice: il Fraticciola non fa più il calcio. Ho detto: no, non esiste. E allora ci siamo rimessi in moto con un po' di amici di Fraticciola, abbiamo fatto questa avventura che, dico la verità, sta partendo con tanto entusiasmo, tanta fatica, però siamo soddisfatti. Archiviati nostalgie e ricordi dunque, da settembre gli uomini di Bistoni sono chiamati a scrivere nuove pagine di storia calcistica di una squadra che per tanti anni è stata un temibile avversario per molte formazioni del territorio perugino. Vogliamo anche smentire alcune voci del passato, quando si vedeva Fraticciola come un posto in cui sia gli avversari che l'arbitro avevano paura. Vogliamo anche smentire ciò che il passato ha insegnato a tanti, quindi unire un progetto bello, piacevole, però che sia anche, speriamo, vincente. Cura della propria salute significa anche affidarsi alle persone giuste. Nella farmacia Bolli 1833 a Pontefelcino di Perugia è possibile trovarle. Farmacisti competenti e aggiornati, ciascuno con una propria specializzazione nelle diverse aree di cui si compone il punto vendita. Questo ci ha consentito di andare in profondità sia nella qualità nel consiglio ma anche negli assortimenti, di avere un numero di referenze importante che ci consente di poter rispondere a tutte le esigenze della nostra clientela. Particolarmente fornita l'area riservata agli integratori alimentari. Qui troviamo le dottoresse Luisa Canonico e Luigia De Simone, farmaciste in primis ma anche sportive. Luisa infatti è un'appassionata runner, mentre Luigia un'assidua ciclista. Questa è l'area dedicata sia agli integratori che per lo sport, sia a prodotti mirati ad un benessere sia dello sportivo che cerca ovviamente dei prodotti alimentari finalizzati alla buona performance fisica, ma anche a prodotti che invece sono proprio mirati a chi vuole porre l'attenzione al proprio peso, alla propria salute e quindi a necessità di prodotti nuovi. Tutti possiamo andare su internet e fare degli ordini online, siamo capaci tutti ormai nel 2016. Qua vogliamo dare un valore aggiunto che unisce la professionalità del farmacista alla professionalità di persone che si occupano di sport e che lo fanno attivamente. Primo. Secondo, un'altra cosa importante è che tutto quello che noi abbiamo qua è garantito, c'ha una certificazione di qualità e c'ha anche dà anche una sicurezza, perché noi comunque teniamo tutte le cose a una temperatura controllata, quindi diamo la qualità, la sicurezza del prodotto e la professionalità.
take you and I'll make you all mine. Eccoci bentornati con la terza e ultima parte di Gala Sport. Abbiamo spesso nominato Cristian Buchi, l'allenatore del Perugia, che si è ben comportato da un punto di vista anche tecnico, perché il Perugia non ha fatto niente, diciamo, di stratosferico, ma è una squadra che piace, lo dicevamo prima, è una squadra abbastanza quadrata, in grado di reagire. È chiaro che va vista e testata rispetto a quelle che sono le potenzialità del campionato, ma il tecnico è bravo anche nelle dichiarazioni, è bravo comunque a smorzare i toni rispetto a quelli che potrebbero essere degli entusiasmi, appunto, relativamente ai recenti successi. Allora lo ascoltiamo nell'ultima intervista in ordine di tempo, quella realizzata a Teramo dopo l'amichevole contro la squadra abruzzese. Per questo ringrazio ancora Giulio Nardi, direttore di TF Channel, per averci inviato questo contributo. Sì, molto, molto di questo nostro percorso, perché oggi è vero che è l'ultimo amichevole, però abbiamo fatto un percorso lungo, partito il 12 luglio, dove ovviamente abbiamo messo insieme tanti bravi giocatori, tanti uomini vogliosi di far bene, e siamo pian piano diventati squadra attraverso delle amichevoli importanti, la Coppa Italia e quest'ultima gara, e poi da martedì inizieremo a preparare la sfida di campionato con il Cesena. Però il percorso è stato giusto e l'atteggiamento della squadra in queste amichevoli mi è sempre piaciuto. Rivedere, ci sarà sempre qualcosa, quindi troveremo spunto da ogni singolo anche minimo errore per poter migliorare. E cosa mi è piaciuto? La voglia di vincere, perché io ho detto ai ragazzi che queste non sono amichevoli, per me sono gare di campionato, io voglio sempre vincere, e la mentalità che devono avere loro è questa, quella di scendere in campo, non importa se siamo giovani, non importa se gioca qualcuno magari che non giocava da un po', dobbiamo sempre entrare in campo con la voglia di vincere, e anche stasera l'hanno fatto. Poi insomma il calcio ha fatto dei episodi, potevamo vincere, potevamo pareggiare, potevamo perdere, ma lo spirito è quello di una squadra che ci ha provato. Ma è molto tranquilla, Rolando sta lavorando con noi, sta facendo molto bene dall'inizio del campionato, siamo molto contenti di come si sta allenando lui, come si sta allenando Di Carmine, abbiamo due attaccanti forti, insomma siamo contenti che facciano parte della nostra squadra. Abbiamo ascoltato Cristian Buchi, il tecnico del Perugia, che sta preparando la squadra in vista del primo impegno ufficiale in campionato alla Dino Manuzzi di Cesena lunedì. Prossimo lunedì alle 20:45, Monday night, la giornata di Serie B si aprirà con Spezia Salernitana, che sarà la partita inaugurale del campionato 2016-2017. Gala Sport invece, quello diciamo vero, come siete abituati a vederlo durante il corso della stagione, tornerà dalla prossima settimana, quindi dopo la prima partita ufficiale in campionato del Perugia ritroveremo i nostri senatori Alessandro Antonini, Stefano Vinti, Gianluca Lorenzi, Danilo Tedeschini, Roberto Arcangeli, le foto di Elena Saltafusi, chiaramente non mancherà il supporto tecnico dei valenti collaboratori della VNews, Marcello Corona, Francesco Brunetti, Giorgio Palazzoli, Nicola Torrini, insomma tutta la squadra tornerà a pieno regime, chiaramente anche Francesco Mancini tornerà con noi per parlare e seguire da vicino le vicende del Perugia, anche attraverso dei commenti, attraverso delle opinioni, per una trasmissione che negli ultimi anni è riuscita ad ottenere comunque un successo di pubblico e un seguito davvero importante, e per questo chiaramente vi ringraziamo. Il Perugia praticamente è vicino a questo impegno ufficiale, dicevamo e lo sottolineavamo ancora, importante il fatto che il Perugia abbia cambiato anche un po' la strategia degli allenamenti, si allena di mattina durante questa settimana, c'è un mercato ancora da completare, c'è una formazione da definire, comunque c'è anche abbastanza tranquillità e serenità rispetto all'esordio di Buchi, che comunque non avrà un calendario molto agevole, perché c'è la trasferta di Cesena, poi ci sarà in casa il Bari, si andrà a Brescia e poi il derby con la Ternana che negli ultimi giorni ha definito insomma il nuovo tecnico, che è Benito Carbone, che sta anche diciamo svolgendo il ruolo di manager un po' in stile inglese, quindi acquista e vende giocatori oltre che ad allenarli. E a Terni sono finiti anche due ex volti noti del calcio perugino, come Marco Bonaiuti, che per 8 anni è stato preparatore dei portieri del Perugia, che è finito chiaramente a Terni come preparatore dei portieri, poi c'è Alessandro Scaglia, che è passato più volte
per Perugia come preparatore atletico, soprattutto nelle parentesi, brevi parentesi di Paolo Indiani. Quindi ad entrambi auguriamo buon lavoro, anche se chiaramente da Perugia si augurano dal derby in poi, perché i perugini chiaramente tengono molto a questa partita. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa breve approfondimento di Gala Sport dedicato al Perugia. Ringrazio la regia di Marcello Corona e vi lascio con alcuni servizi, gli ultimi due servizi della redazione di Avinews, uno dedicato a Cultura in Gol, a questo bellissimo movimento fra sociale e sport che vede protagonisti le giovanili del Perugia, che in questa occasione vedrà protagonista anche Ilario Castagnier, che si è trasferito a Città di Castello per parlare della mostra fotografica di Burri, quindi una sorta di connubio fra calcio, cultura e fotografia. E poi chiaramente ci rivedremo con grande interesse il servizio dedicato alle mongolfiere che qualche giorno fa hanno animato la zona di Montefalco e il Frulignate. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa breve parentesi, vi ricordo come detto che dalla prossima settimana Gala Sport riprenderà la versione ufficiale e che comunque anche questa trasmissione andrà in replica il mercoledì alle 20.30 sul canale 112 di TEF Channel e il giovedì sul canale 12 intorno a mezzanotte. Grazie e buonanotte a tutti. Un maestro Alberto Burri, tifosissimo del Perugia Calcio. È questo il lato poco noto ma molto umano del grande artista tifernate che è emerso dai ricordi di Ilario Castagnier in occasione dell'evento organizzato dalla cooperativa Group Tevere Servizi nell'oratorio di San Crescentino a Morra di Città di Castello. Nell'ambito del progetto Cultura in Gol, davanti ai giovani calciatori dell'Under 15 Serie A e B del Perugia Calcio, l'ex allenatore della squadra dei Miracoli ha raccontato simpatici aneddoti sulla grande passione di Burri per il calcio. Burri proprio cominciò a frequentare l'ambiente nostro, cominciò a venire a cena con noi, in ritiro con noi, e poi col passare del tempo praticamente si può dire che quasi quasi era un dirigente del Perugia, perché era presente in quasi tutte le partite. Gli piaceva sentire parlare della formazione, no? Voleva sapere chi faceva giocare, quando c'era qualche dubbio. Gli piaceva sentire degli avversari, quali erano i punti forti, cosa bisognava fare per cercare di limitarne la pericolosità. Proprio era un tifosissimo di quelli quasi ultra praticamente. Ad accompagnare Castagnier nel racconto anche Giuseppe Giacomo Fortuni, figli di Tito Fortuni, autore del libro Alberto Burri l'amicizia. Dopo aver coinvolto tutte le formazioni giovanili del Perugia Calcio in ritiro in quattro diversi territori dell'Umbria, l'iniziativa di Città di Castello chiude la prima edizione di Cultura in Gol, progetto che mira a promuovere le bellezze artistiche e paesaggistiche della regione attraverso il mondo dello sport. I ragazzi sono stati molto molto reattivi, ho notato un grande interesse, un interesse che si è palesato non soltanto nei confronti poi degli allenatori ma anche nel corso delle visite, grazie alla dottoressa Chiara Grassini che è stata un po' quella che li ha accompagnati alla scoperta dei vari territori. Hanno non soltanto ascoltato ma hanno interagito, sono stato molto curioso. Quindi diciamo che è stato centrato uno degli obiettivi di Cultura in Gol. Da un lato è comunicare quello che è il grande patrimonio culturale, ma l'altro era quello di allenare, per utilizzare un termine consono, le coscienze di questi giovani atleti. La cosa più simpatica è ascoltare i ragazzi, sono entusiasti, abbiamo fatto delle settimane, grazie proprio all'iniziativa, bellissime, soprattutto hanno riscoperto dei valori che nella giornata odierna non è facile trovare. Thank you.
affidabilità, competenza, esperienza. La concessionaria Peugeot Ugolinelli è il posto giusto dove trovare l'automobile che hai sempre cercato. Professionalità e cortesia accompagneranno la tua scelta tra un'ampia gamma di modelli. Vendita auto nuove, usate e veicoli commerciali. Ugolinelli Peugeot offre anche servizi di ricambio, officina, carrozzeria e finanziamenti. Ugolinelli, muoviti con Peugeot. Via Roma 45. Abbigliamento, accessori e calzature uomo-donna a Bastia Umbra. Un vasto assortimento casual per lui e per lei, collezioni fresche alla moda per chi non vuole rinunciare a qualità e classe. Via Roma 45. Vestiti di stile. Spiagge bianche, mare turchese, paesaggi mozzafiato. Quest'estate acquista la tua vacanza indimenticabile direttamente da Booking Caribe, il primo tour operator italiano specializzato in viaggi nei Caraibi. Volo, polizza assicurativa e 2 settimane in resort 5 stelle fronte mare a partire da 990 euro a persona. Non sognare i Caraibi, vivili con Booking Caribe. Chiama subito il 328 39 89 484. In Outlet. Abbigliamento, scarpe e accessori. Le migliori marche per lui e per lei. I migliori outfit per chi vuole distinguersi senza rinunciare al risparmio. In an outlet. In your style. Out of ordinary. Siamo qui a Gualdo Cattaneo, al centro Acqua Rossa. Siamo in compagnia di Ralph Shaw, l'ideatore di questa splendida manifestazione, che ha visto anche il gruppo Grifo Agroalimentare tra gli sponsor. In questo caso l'azienda agroalimentare Umbra ha fornito il latte per le laute e le bagioni mattutine dei convenuti. Chiediamo quelle che sono le prerogative di questa manifestazione, soprattutto a Ralph Shaw, chiedergli come ha fatto a coinvolgere circa 70 equipaggi, credo da tutta Europa, se non da tutto il mondo. Sì, esatto, sono 70 equipaggi, tutti provenienti dall'estero. Ormai questo è il nostro 29esimo anno che noi organizziamo questo evento, anche se sono solo 2 anni che noi siamo qui nella zona del Sagrandino. Ralph, puoi spiegarci quelle che sono le fasi salienti dello stacco, diciamo, o meglio, della preparazione della mongolfiera fino al decollo e poi all'atterraggio? Beh, si inizia sempre controllando le condizioni atmosferiche. Noi abbiamo bisogno di un'assenza totale del vento sulla superficie, che in questo periodo dell'anno è proprio il motivo perché noi lo facciamo proprio a luglio. Quando abbiamo visto che è possibile raggonfiare la mongolfiera, inizia la prima fase, diamo un gonfiaggio con aria fredda, in modo che con il telo sdraiato per terra, piano piano questo viene gonfiato solo con una ventola che utilizziamo, e quando l'entrata dell'involucro è abbastanza grande, a quel punto il pilota aziona i bruciatori e dopo la mongolfiera, come che funziona sul principio dell'aria calda, sale, la mongolfiera piano piano si mette in posizione verticale. Ti ringraziamo ancora Ralph per questa opportunità che ci ha dato, ma soprattutto il fatto che abbia scelto il gruppo Grifo Agroalimentare con il suo prodotto d'eccellenza ad allietare così il palato dei 70 e più equipaggi che hanno partecipato a questa manifestazione. Grazie ancora.
Francia. Holtoms to retrieve. Siamo qui in compagnia del nostro equipaggio inglese. Grifo latte ad alta quota.